È proprio sulla buccia di banana della trasparenza e della legalità che scivola la nuova amministrazione di Pescara guidata da Mascia, secondo il gruppo consigliare del Partito Democratico, che stamani ha fatto il punto su 3 incarichi assegnati nel nuovo corso, su cui sono imperniate altrettante interrogazioni a risposta scritta. Quello della trasparenza e della legalità è un elemento fondante di questa amministrazione, ma credo lo debba essere di tutti. Però i primi atti assunti dal sindaco Mascia vanno in senso completamente contrario. Noi abbiamo, con nota scritta, con invito in commissione di vigilanza, a relazionare su alcuni provvedimenti particolari, ritenuti chiaramente da noi illegittimi, e sono le nomine di consulenza affidate a professionisti esterni. Nessuna risposta è pervenuta né alle note scritte né agli inviti in commissione vigilanza. A questo punto abbiamo ritenuto di interrogare per iscritto al fine di avere, secondo regolamento e nel termine di 10 giorni, risposta scritta, anche perché sulla questione specifica, abbiamo già detto prima e lo abbiamo ribadito adesso, c'è il problema del danno erariale e quindi l'interessamento anche della Corte dei Conti. Se i primi 2 incarichi riguardano professionisti chiamati nello staff del sindaco, Giuliano Grossi e Michele Lepore, il terzo investe un dirigente comunale che è anche libero professionista, rispetto al quale l'atto predisposto dal sindaco non sarebbe rispettoso delle norme contro il conflitto di interessi. Anche per gli altri 2 provvedimenti non sono i soggetti, le persone, come dire, oggetto della nostra attenzione, ma sono i provvedimenti. Aver consentito all'ingegner Pasqualini di mantenere la libera professione completamente al di fuori dell'ente comunale e per i progetti già in essere nel comune di Pescara, la norma, la legge lo prevede che c'è una evidente conflittualità che d'altronde è sotto gli occhi di tutti. L'abbiamo evidenziata, speriamo che loro ci diano una risposta convincente, ma soprattutto, come dire, rassicurante per il Comune. Entro 10 giorni sono dunque attese le risposte per iscritto, all'esito delle quali il gruppo PD deciderà se investire dei fatti la Corte dei Conti.